Si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti 2015-2016 dell'US Avellino, che ha registrato 2.683 sottoscrizioni. L'Avellino ringrazia tutti quanti hanno subito mostrato fiducia nei confronti della società, che è certa di poter accogliere altri numerosi fedelissimi pronti a sottoscrivere la tessera nella seconda fase, al via oggi, che si concluderà a inizio campionato. Questi i prezzi della seconda fase: socio sostenitore, tribuna d'onore 1.000 euro, tribuna Monte Vergine Centrale 450 euro. Intero 400 ridotto, tribuna Monte Vergine laterale 360-310 ridotto, tribuna Terminio 270 euro, 240 il costo dell'abbonamento ridotto, curva Sud 180 l'intero, 150 il ridotto. Gli abbonamenti ridotti, ricordiamo, sono riservati alle donne, ai nati prima del 31 dicembre 1950, ai ragazzi nati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. Militari e forze dell'ordine in servizio. I bambini nati dal 1 gennaio 2005 avranno accesso gratuito, eccetto nel settore Tribuna Monte Vergine, dove per motivi di sicurezza ed ordine pubblico non sarà possibile garantire o riservare la poltroncina numerata. Autoretrocessione, così ha deciso la Virtus Roma, il più importante club di basket della capitale, che negli ultimi 35 anni ha sempre disputato il campionato di Serie A. A questo punto Caserta spera nel ripescaggio in massima serie. Nonostante l'ultimo posto in classifica guadagnato nel corso della scorsa stagione, i bianconeri possono già cominciare a festeggiare il ritorno nel massimo campionato italiano di pallacanestro. Mentre succede tutto questo, in casa Scandone c'è, si fa per dire, silenzio. Le uniche notizie venute fuori nelle ultime ore sono negative, fatta eccezione per l'iscrizione al campionato. Qualcuno potrebbe dire, è di questi tempi mica è poco, e sicuramente anche questo è vero, ma ora per affrontarlo il campionato bisogna costruire la squadra e fino a questo momento nulla si è mosso. Valerio Spinelli, direttore sportivo della Scandone, da meno di due settimane si è dimesso. Il direttore generale Antonello Nevola ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo della Sidigas, una proposta che il dirigente Irpino ha ritenuto insoddisfacente sotto tutti i punti di vista. Decisioni entrambe importanti e che potrebbero pesare sul futuro. Ieri si è tenuto il consiglio di amministrazione della società, che ha approvato il bilancio, completando l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato. Il patron della Sidigas, De Cesare, non era fisicamente presente perché impegnato nella definizione dell'arrivo in Irpinia di Alberani, che sostituirà proprio il dimissionario Spinelli.